Presidente, partiamo da questa bellissima pubblicazione, ancora insomma si celebrano i 110 anni dell'Hellas Verona, è una scia insomma continua di positività. Beh, vabbè, fa parte diciamo del percorso, no? Essere arrivati 110 anni è qualcosa di importante ed è giusto diciamo dargli il giusto peso, commemorarlo nel modo giusto, e quindi anche questa sera diamo un'ulteriore prova e dimostrazione che comunque sentiamo quello che sono questi colori, questa squadra, questi diciamo anni trascorsi nel bene e nel male, quindi è un passaggio credo dovuto. Per lei essere qui ai 110 anni dell'Hellas Verona cosa significa? Che mi piacerebbe esserci anche ai 220, ecco, però purtroppo non sarà così. No, significa un momento importante, un momento che chiaramente lo sentiamo, e poi coincidono con la promozione, il primo campionato di serie dopo tanto tempo, certo, quindi vuol dire sono tante cose che si mescolano insieme, che fanno piacere e che dobbiamo diciamo far capire quanto è importante l'Hellas Verona. C'è anche il presidente dello scudetto, non so se ha da chiedergli qualche consiglio. Beh, credo che non sarà eguagliabile quel tipo di presidente lì, sicuramente era un altro calcio, un altro modo di interpretare qualsiasi cosa che succedeva dentro nel calcio e fuori dal calcio, e purtroppo oggi i divari sono completamente diversi, però cercare di avvicinarlo sarebbe bello sicuramente. Un momento di relax questo dopo la tensione di domenica, insomma quello che è accaduto, è vero che se ne vorrebbe parlare il meno possibile, però è difficile insomma anche non continuare su questo punto. Ma io credo che sia stata un'ulteriore dimostrazione di quello che noi possiamo fare, perché mi hanno chiamato da Roma all'osservatorio, mi hanno fatto i complimenti, ci hanno fatto i complimenti per come ci stiamo comunque comportando. Quindi il messaggio che un anno e mezzo fa ho lanciato di avere un certo comportamento, di continuare a insistere, è la nostra vittoria. Se noi riusciamo a continuare su questa falsa riga qua, e quindi diciamo anche ogni tanto a prendere ma non a reagire, alla lunga vedrete che vinciamo. Quindi è un messaggio che dobbiamo lanciare e dovete lanciare voi giornalisti a tutta la città, a far vedere quello che siamo capaci di fare. Noi continuiamo, perseveriamo, cerchiamo di fare la nostra parte, ma facendo così chi conta se ne sta accorgendo. È stata data la giusta rilevanza a questo episodio secondo lei? Sì, ma no, tutti i media nazionali hanno parlato, si sono confrontati o telefonicamente o giornalisticamente o per TV, e credo che il messaggio sia arrivato. In un certo qual modo abbiamo fatto anche un po' di pubblicità alla nostra società, quindi è importante anche quello, i nostri colori, però quello non era lo scopo che io ho lanciato, il messaggio che io ho lanciato, che credo che sia giusto, che comunque valga per tutti, anche per i nostri tifosi, bisogna andare allo stadio come fosse una festa, non a farsi prendere a pugnalate, a sbrangate o sassaiole, non fanno parte dello sport, dobbiamo sempre ricordarci che deve rimanere il più bello sport del mondo.